Matteo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Spero che stiate molto bene. Oggi sono qui per filmarvi il video del mio haul e sarà anche un try on haul, quindi proverò i vestiti con voi, perché su Temu a questo giro ho ordinato vestiti e accessori. E dato che ogni tanto avevo ordinato negli scorsi video qualcosina di vestiti e accessori, per questa volta ho deciso proprio di concentrarmi solo sull'abbigliamento, perché mi sono resa conto che in passato, quando ho fatto questi ordini, mi ero trovata veramente bene, quindi ho deciso di dare un'altra opportunità a Temu e recensirvi anche questa sezione che non ho mai portato sul mio canale, non vi ho mai parlato, insomma. E quindi sì, ho fatto un ordine veramente gigante, non vedo l'ora di farvelo vedere. Sarò molto lenta a registrare il tutto, anche proprio il try on haul, perché mi sono slogata non lo so cosa, mi sono svegliata una mattina senza poter muovere più il pollice e il polso, mi faceva malissimo, quindi sono 3 giorni che sono fasciata, continuo a fare gli impacchi e sono molto lenta nel muovermi, quindi cercherò di fare movimenti molto molto lenti per non farmi male, ovviamente. Quindi perdonate se ci ho messo anche tanto a registrare questo video. Perché? Perché alcuni degli accessori che ho ricevuto li ho già utilizzati, quindi ho fatto un unboxing a metà, però tanti di questi sono ancora da tirar fuori per farvi capire quanti ne ho. Se non conoscete Temu, questo oramai sarà il mio quarto o quinto, perché anche questo Natale ho fatto tutti i regali di Natale comprando su Temu. Non ve ne ho parlato e non ve li ho fatti vedere anche nei vlog, perché è stata proprio una spesa all'ultimo minuto. In quel periodo non stavo filmando, quindi non vi ho fatto vedere niente, però sono stati tutti regali super apprezzati e che anche io sono rimasta piacevolmente colpita. Abbiamo fatto accessori, cose per la scrivania, tecnologia. Questo giro mi mancavano solo i vestiti, cioè proprio fare un ordine intero di vestiti e accessori, quindi in questo ordine vedrete un sacco di look. Se non conoscete Temu, un'applicazione che potete scaricare sul vostro telefono per vedere un sacco di articoli di qualsiasi genere, quindi se state cercando prodotti per la casa, prodotti per la cura del corpo, accessori, vestiti, prodotti per gli animali, infatti io ho fatto anche un po' di carrelli per i nostri pelosetti, tecnologia appunto, giardino, insomma di tutto, trovate veramente di tutto su Temu e potete scaricare l'app o utilizzarla sul computer. Io vi consiglio di scaricare l'app, punto primo, perché c'è un codice sconto e un coupon di 100 euro se utilizzate il mio codice che vedete in sovraimpressione e anche il link che vi lascio nell'info box, e in più potrete anche diventare affiliati nel caso non lo sapeste. Questo però vi lascio il link su Instagram, perché ogni tanto vi lascio qualche link utile, o sulla mia pagina Telegram. Temu è un'app famosissima in tutto il mondo, numero 1 di download sull'App Store, e io sono felicissima di spacchettare i prodotti di Temu, perché fino ad oggi mi sono sempre trovata bene, diciamo che non ho mai neanche avuto problemi di nessun tipo, quindi ogni cosa che mi viene in mente da cercare, da acquistare, oramai vado dritta sull'app di Temu, scrivo e trovo sempre. Tra l'altro trovo cose veramente introvabili, cose super super alla moda. Su Temu c'è sempre un flash in corso, quindi in qualsiasi momento voi apriate l'app trovate sempre un'offerta valida. Anche se vi piace un certo stile, iniziate a fare delle ricerche, Temu vi consiglierà anche prodotti inerenti a quella ricerca, ed è molto comoda perché poi entrate in un mondo meraviglioso di cose che non pensavate di volere. Per quanto riguarda i tempi di spedizione, il pacco come sempre ci ha impiegato all'incirca circa 7 giorni, veramente velocissimo. Potrete anche effettuare il reso gratuito entro i 90 giorni. Se siete curiosi di vedere che cosa ho comprato e come mi stanno indosso, iniziamo subito con questo video. Questi sono i prodotti, sono tantissimi, non riesco neanche a tenerli tra le mani, veramente tantissimi. Li ho tirati fuori dal pacco, dai pacchi che ho ricevuto, quelli esterni, perché mi sono fatta aiutare, altrimenti era un casino tirarli fuori perché non ho molta presa con questa mano. Partiamo da questo prodotto qui. Come vedete, ogni prodotto è imballato e imbustato strabene, quindi tra l'altro anche molto utili queste per quando viaggiate, perché si chiudono e si aprono. Le utilizzate anche quest'estate per mettere via magari i vestiti sporchi del viaggio o per imballare le scarpe nella valigia, veramente stracomodi. E siccome mi serviva un cuscino per la mia nuova sedia ergonomica, ho deciso di prendere questo cuscino qui, veramente veramente molto molto cute. Guardate che carino, è un toast, io adoro. Faccio una fatica ad aprirlo, devo fare piano. Che soffice. No vabbè, è sofficissimo. Questo qua è il cuscino, guardate quanto è carino. Questo lo metterò sotto il mio deretano, perché dovrà aiutarmi insomma ad ammorbire quella parte della sedia che dopo 8 ore inizia a diventare, ad addormentarsi. Questo cuscino mi aiuterà, e tra l'altro veramente molto molto carino. Il retro è fatto così, antiscivolo, e super super morbido e soffice. Poi è un toast, cioè è carino, è proprio felice di vedervi sedere. Non vedo l'ora di utilizzare il signor toast con queste gambine. No vabbè,
Carinissimo, veramente stra carino. E questo è il primo articolo che ho scelto perché mi serviva, lo volevo già, l'avevo già puntato da mesi, è già un po' che ce l'avevo nella lista delle cose da acquistare e quindi sono molto contenta di averlo preso a questo giro. Prossimo pacco, qua iniziamo con le cose da indossare. Questo forse il cuscino era l'unico prodotto ancora per la casa ufficio. Ok, questa appena l'ho vista me ne sono innamorata per la semplicità. Guardate anche i pacchi come sono imballati strabene. E voilà! Questa è una borsetta semplicissima, però veramente, veramente stra cute. Nera, ovviamente, con tutti i fiorellini ricamati. E l'apertura è a clip, a magnetica, insomma. E anche l'interno foderato con una zip con la taschina. E mi piace un sacco il fatto che sia di questa forma, con questa lunghezza. Quindi veramente comoda anche da tenere così, perché io le borse a braccio di solito non le porto proprio perché tendono a cadermi e a stare un po' in mezzo alle valigie, soprattutto quando le riempio, perché arrivano, se sono un po' più corte, riempite, cioè il mio braccio arriva a stare così e mi dà fastidio. Oppure le uso sempre a tracolla proprio per non avere la parte del braccio sfruttata, cioè nel senso non mi piace avere le borse troppo ingombranti e appiccicate. Questa sembra molto comoda, tra l'altro molto capiente, non vedo l'ora di riempirla e utilizzarla tutti i giorni. Questa borsa secondo me dà un tocco di pop of color con questi fiorellini ricamati, non lo so, mi piaceva un sacco l'idea dei fiorellini. Poi mi immagino io che vado a fare una passeggiata, no, nel bosco, e qua dentro ho tutto a tema. Anche questa, per il prezzo che ha, non me l'aspettavo, sono rimasta piacevolmente colpita dalla borsa, bellissima. Altro prodotto qui dentro, anche questa quando l'ho scelta ho smattato. Allora, sono rimasta un po' di tempo a guardare i colori ed ero indecisa tra il color teddy, nera o bianca. E alla fine ho deciso bianca, perché? Perché ho tutte le borse o nere o colorate, ma non ce l'ho bianca. E siccome il bianco lo schifo sempre un po' negli accessori, anche nei vestiti, ho deciso di cambiare, ho detto basta, non ho mai scelto niente di bianco, scegliamo qualcosa di bianco. Quindi ho dato spazio al bianco e guardate qui dentro cosa c'è. Cioè, non poteva che essere mia, visto che sono un po' un amante della luna, figlia di Selene. Questa è una borsa, anche lei, stupenda, bellissima, con questa mezza luna metallizzata. Secondo me questa è veramente una chicca. C'è il manico che si può regolare la lunghezza. Io per adesso la lascerò così perché appunto era così, però poi la proverò in varie misure. Anche lei ha una lunghezza veramente comoda, veramente bella, massiccia. Qua è veramente morbida, ci sono i profilini morbidi. E questa parte metallica invece è di una plastica un po' più rigida. E l'apertura anche qua col bottoncino magnetico. L'interno, come vedete, è super capiente anche lui per essere così piccola, e rigida, quindi stracomoda, così almeno potete infilare, chiudere, mettere tutto stile Tetris. Rimangono anche queste borse qua molto ordinate quando mettiamo le nostre cose all'interno. E bianca secondo me, ragazzi, è stupenda, cioè veramente bianca, ho fatto una scelta ad hoc. Non l'avrei mai scelta bianca, ve lo dico, però posso dire che è stylosa di brutto. Anche questa si può regolare, come vi dicevo prima, potete metterla un po' più lunga a tracolla. Anche questa, per il prezzo che aveva, super super consigliata, non vedo l'ora di abbinarla. Passiamo a quest'altro prodotto. Ok, questa è stata una scelta fatta un po' a caso, perché ho detto, ma sì, anche qua non ho magliette di questo tipo. Le utilizzavo ai tempi, ne ho una là che mi guarda degli anni 2000, che adesso è un copricuscino perché è veramente troppo trash, però questa maglietta mi ispirava perché aveva un particolare, no, che mi ha un po' attratto, ed è l'occhio. Io sono fissata con gli occhi, a me gli occhi piacciono particolarmente, li ho sempre disegnati anche stile manga, realistici, mi sono sempre sempre piaciuti un sacco gli occhi, e quindi vedere questa maglietta di questo arancione potente, che tra l'altro l'arancione è un colore che io porto nonostante non mi piaccia, non è che non mi piace, mi piacciono tutti i colori, però disse quella con i capelli ginger, però diciamo che l'arancio è un colore che è molto acceso, ok? Quindi io tendo ad utilizzare più colori pastellosi o totalmente black, come dicevo prima, o beige, marroncini, e quindi mi sconvolge questa scelta, il fatto di aver scelto una maglietta arancione. Però è veramente molto molto figa, anche lei è impegnativa perché comunque è un arancione forte, però la utilizzo
utilizzerò con molta nonchalance. Bellina, la taglia che ho scelto tra l'altro sembra anche giusta, le maniche scure, anche il retro scuro, però il davanti è tipo sheer, morbida. Non avevo magliette particolari da tenere anche sotto i maglioni, quindi ho deciso di prendere questa qua per fare i look anche qua, per renderli un po' più particolari, no? Con stampe più particolari. Andiamo al prossimo pacco. Anche qua ho deciso di prendere un'altra magliettina, sempre a maniche lunghe, perché sono un po' in carenza di magliette a maniche lunghe particolari, e quindi ho deciso di dargli anche qua un po' un tocco indie, un po' grungy. Questa veramente bella, mi piace il colore, mi piace come è fatta con le maniche più larghe, il fatto che sia non troppo lunga, sì, anche se è inverno e fa freddo, io vabbè, panza de fora come se avessi 16 anni, però poi vi giuro che mi copro, non è che sono una sconsiderata. E quindi niente, questa qua molto molto bella, mi piace anche il fatto che sia fatta questo ricciolo sulla manica, veramente molto molto carina, anche lei semplice, però studiata, con dei pantaloni magari a zampa, di largone sotto, questa con il sopra stretto e le maniche larghe, secondo me rende il look anche qua molto molto carino. Mi piace un sacco il colore, ve lo giuro, queste alternanze di scuro e beigeolino caldo, a impazzire, bellissima. Prossimo pacchetto, qui ho scelto la prima cosa, dopo vi faccio vedere la seconda che ho scelto, perché anche qua durante i vari traslochi ho buttato un sacco di sciarpe. Basta, faccio un ordine di due sciarpe che utilizzerò. Cercavo proprio una sciarpa lunga ma calda, che non fosse tra l'altro dopo un tot di giri troppo gonfia. E di solito le sciarpe che ho quando faccio due giri non mi permettono proprio di muovermi, di respirare, e non mi scaldano neanche poi così tanto. Ho provato anche a farle con l'uncinetto, ma non mi hanno svoltato, diciamo, il look. E quindi ho deciso di acquistarle su Temu. La prima sciarpa che ho scelto è questa qua. Bellissima, wow, veramente bellissima. L'ho scelta nera perché non avevo sciarpe nere. Questa trama quadrata non mi dà neanche l'idea di sciarpa anonima, quindi la rende un po' più particolare. Bellissima questa targhettina messa qua così. E vediamo se la lunghezza è come in foto. Wow, sì, decisamente. Decisamente bellissima, vi giuro, stra morbida. Oh mio Dio, no, è stupenda. Quello che intendevo è proprio questo, riuscire a muovermi, ma rimanendo calda, ok? Rimanendo con la sciarpa addosso. Perché di solito poi con i capelli lunghi mi fa un effetto troppo voluminoso. Stupenda, con questa potete fare anche l'effetto così. Che elettricità, ragazzi. La seconda sciarpa che ho scelto l'ho già provata, l'ho già testata, la sto utilizzando. Questa l'ho tenuta come chicca per spacchettarla insieme a voi e scoprirla dal vivo. Però alcune di queste cose non le ho voluti troppo provare, anche per dirvi poi la mia e testarli. La prossima sciarpa che vi faccio vedere è questa, un po' più chiara dell'altra, con questo color anche qua beigeolino, un po' tipo la mia maglietta che indosso adesso, e nera a quadretti. Anche lei super lunga, però più sottile dell'altra, perché anche qui ho voluto prendere una sciarpa un po' più pesantina e una sciarpa un po' più leggerina. Stessa lunghezza dell'altra, e anche con lei, guardate che bella, riesco a fare i giri che voglio e non averla troppo ingombrante, si stringe bene, mi fa respirare, mi riscalda tantissimo, tessuto morbido e caldo. Prossimo prodotto che vi faccio vedere è stato un acquisto cercato per anni, ok? Non le ho comprate perché non trovavo quelle che mi piacevano, non avevo abbastanza recensioni per poter effettuare l'acquisto perché non mi fidavo, e su Temu ho deciso di provare a prenderle per il prezzo proprio che avevano, e ho detto ma sì, ora va la spacca. E vi giuro, le ho già provate, sono stracomode, e sono loro, le Mary Jane, guardate che carine! Io queste ce le avevo quando ero piccolina, le utilizzavo un sacco, le adoravo, ce le avevo proprio così anche, lucide, le ho prese anche questo giro lucide perché secondo me lucide rendono molto di più, hanno questo effetto super vinilico chic che rende anche qua il look un po' bon ton, con questo lucido ci sta. Non vedo l'ora di abbinarle con dei look, con delle calzine tutte carine, un po' baby doll. C'è la suola super comoda, super morbida, e poi sono abbastanza leggere, non troppo perché io le scarpe leggere
troppo leggere non le sopporto, queste sono un giusto peso. Il tacco, come vedete, è un po' più alto rispetto il davanti, sempre un po' platform, che secondo me slanciano la figura ma soprattutto rimangono comode, non troppo alte. Altro paio di scarpe che ho già indossato, che vi ho rimesso via, però vabbè, sappiate che l'ho già sfruttato e l'ho già testato per voi, e anche qua gli do un bel voto di 10 più. Mi hanno stupito queste scarpe, sono bellissime, delle sneakers. Ho fatto fatica a scegliere perché ce ne sono veramente di tutti i gusti, tra l'altro con questi lacci grossi non le ho mai viste in giro, mi è piaciuto subito, mi ha colpito subito la parte qua dei lacci, sia per come sono fatti, come vedete sono veramente spessi, e sia anche per come sono stati messi sulla scarpa. Il colore è magnifico, questo sempre beigeolino chiaro, bianco e beigeolino con un po' di grigio, mi ha fatto letteralmente impazzire, questi inserti metallici pure. La scarpa è veramente comoda e morbida, vi dico appunto che l'ho utilizzata per tutte queste giornate da quando ho ricevuto i pacchi, e sono veramente straconsigliate queste. Se state cercando una sneakers alla moda e comoda, questo articolo fa il caso vostro, se appunto cercate delle sneakers anche da tutti i giorni o modaiole. E anche queste stanno da dio con i pantaloni larghi, anche con i leggings stanno strabene, o un maglioncino over sopra. Non ho messo neanche le mie solette perché quelle che ci sono all'interno sono veramente fatte bene, molto molto comode. Come vi dicevo, la scarpa non è pesante, non è nemmeno troppo leggera, è giusta. E appunto, come vi dicevo, mi piacciono tantissimo, anche loro super super approvate. Il prossimo prodotto è una felpa, e ci sono anche altri due che dopo vi faccio vedere. Ho deciso proprio di combattere la mia fobia e prendere una felpa con i ragni. Sì, spero di non spaventarmi quando mi guarderò per caso allo specchio e vedrò i ragni sulla felpa, però dai, sono una misura veramente troppo grossa per spaventarmi, quindi ho deciso anche, ho ponderato anche bene la cosa. Anche qua troviamo degli occhietti e il viso di una donna. Mi è piaciuta moltissimo sia per il colore che per la stampa, la trovo molto creepy al punto giusto, e tra l'altro questa felpa è fatta anche lei molto molto bene, l'interno è felpato e super super caldo, anche la lunghezza della vita è precisa, perfetta. Mi piace, mi fa impazzire il collo e la parte del cappuccio come è stato cucito, perché una volta indossato fa proprio un gioco, si autosostiene diciamo il cappuccio e dà questo effetto di felpa alla K-drama. Non so se quando, ecco, io ho una piccola fissa quando guardo i K-drama, che vedo che quando indossano le felpe sono tutte queste felpone belle di cotone, bello sospeso, bello turgido, ok? Quindi dico, wow, che bella felpa, si vede proprio che è nuova, no? Si vede proprio che gliel'hanno prepescata dalla fabbrica e fatta indossare. Proprio anche la cucitura di alcune felpe mi fa impazzire, e anche la cucitura di questa, una volta indossata, è veramente molto molto bella e si sostiene da sola, quindi dà questo effetto come nei K-drama. Piccola fissa di gloria, ok? Per i vestiti. L'altro prodotto che ho acquistato, lasciato qui dentro, sono gli scaldamuscoli. Ho scelto gli scaldamuscoli perché? Perché ce li avevo, ne avevo un botto di scaldamuscoli, muscoli sia per le mani che per le gambe, e li utilizzavo perché quando facevo danza classica ne compravo un sacco, ok? Poi li lavavo, quando andavo a danza classica dovevo fare il cambio, quindi lavavo gli scaldamuscoli prendendo un altro paio, ne avevo veramente tanti e anche molto molto più lunghi di questi, e poi un giorno li ho buttati perché sono passati anni e da allora non li ho più ricomprati, quindi li ho trovati su Temu e li ho presi. Scaldamuscoli sono tornati di moda, stanno strabene con le scarpe larghe, anche per dare questo effetto di zampa d'elefante, quindi li mettete e poi li rendete tutti un po' scombussolati, anche per le Mary Jane. Secondo me Mary Jane e scaldamuscoli sono una chicca, veramente un must. Anche questi scaldamuscoli stramorbidi, ben fatti, una volta indossati si arricciano il giusto, si gonfiano anche un po', non sono così sottili come vedete, li potete utilizzare anche per le mani, sono super super stilosi, veramente anche loro approvati, 10 lode. Ma andiamo avanti, l'altra chicca che ho scelto questo, ma non ho capito se questo capo d'abbigliamento può essere utilizzato fuori oppure in casa. Io l'ho preso, poi se avrò il coraggio lo utilizzerò anche fuori. Perché? Perché la stampa di questo capo d'abbigliamento è un po' particolare, perché mi ricorda uno dei miei tanti pigiami, tra cui quello che indosso adesso, moda, sopra vestita sotto pigiama, classico. E quindi questo pantalone l'ho scelto perché mi piaceva un sacco, però sull'immagine che vedete, indossato dalla ragazza, si può utilizzare anche per uscire, perché no? Ok? Il problema è utilizzarlo per uscire, perché quando vediamo questa stampa, non so perché nella testa di tutte le persone viene in mente il pigiama. In realtà è veramente molto molto figo, cioè secondo me se utilizzato anche con una giacca di pelle
o con un giubbotto oversize. Sembrerà appunto che siete appena usciti dalla stanza, dalla camera da letto e usciti a fare le compre dell'ultimo minuto. Però secondo me merita anche le taschine. Fatto bene anche qua di un tessuto morbidissimo e un tessuto che ricorda un po' il pigiama, devo dire la verità. Però secondo me riuscirò ad utilizzarlo anche fuori. Devo abbinarlo bene. Questa è un po' una sfida. Nel caso non avessi il coraggio di utilizzarlo, lo utilizzerò per casa, perché anche lui è veramente molto molto stylish. Mi piace il fatto che sia così largone e soprattutto anche la parte della vita elasticizzata con i laccetti, cosa che ultimamente io sto un po' soffrendo, i pantaloni con la vita stretta. Non so perché, ma vi giuro mi fanno stramale, quindi sto sempre alla ricerca di pantaloni comodi. All'interno della stessa busta poi c'era quello che vi ho menzionato prima, con le Mary Jane. Vi ricordate cosa vi ho detto? Vi siete già dimenticati? Tranquilli, ve lo ricordo io. Le calze. Ragazzi, queste calze qui le volevo anche loro da una vita. Ero andata da Calzedonia, e non mi piacevano, non erano come dicevo io. Vi giuro, guardate quanto sono cute! Sono troppo carine, le ho scelte bianche e nere. Poi ci sono anche i set da 6, tutte colorate, insomma per adesso ho detto dai, proviamo a indossare intanto queste, perché anche loro sono una sfida, perché bisogna vedere se Gloria ha il coraggio di metterle. Io adoro questo stile, però devo avere il coraggio di indossarlo. Ogni tanto ce l'ho, dipende da dove vado e con chi esco, perché il mio mood cambia anche con chi esco. Però intanto le cose ce le ho per vestirmi. E queste calze, vi giuro, sono stracarine, anche loro fatte veramente molto molto bene, super ricamate, c'è questa alternanza di ricami a treccia, fiorellini, con i fiocchettini, perché siamo proprio nel periodo in cui i fiocchi sono ovunque, ok? Guardate con le Mary Jane, guardate con le Mary Jane come stanno bene. Questi non sono i migliori acquisti dell'ultimo periodo. Siamo arrivati all'ultimo capo, quello che mi ha stupito alla grande. Questo ultimo capo l'ho scelto perché avevo altri capi come questo che non mi soddisfavano a livello di calore, e ve la faccio vedere perché l'ho già indossata, l'ho già testata e vi posso dire che questa li vale tutti. Ve la straconsiglio perché è una giacca della Madonna anche lei, antivento e se non erro anche antipioggia. Non l'ho testata ancora con la pioggia, però penso sia un tessuto anche idrorepellente, sicuramente antivento, l'ho già utilizzata anche col vento, mi ha riparato tantissimo. È fatta veramente bene e la particolarità di questa giacca è che ha all'interno il pile, che è removibile, quindi se non vi piace il pile, mettete troppe maglie, volete tenerla senza pile, oppure volete utilizzarla di primavera o in autunno quando ci sono le mezze stagioni che non fa ancora troppo freddo, questa si può togliere, rimane la parte con il tessuto traspirante per poterla utilizzare senza il pile. Con il pile, come l'ho utilizzata io, è una giacca splendida, vi tiene un caldo che non vi dico, detto da una che si veste così, vi dico veramente, mi è piaciuta tantissimo, mi ha sbalordito. Io ho preso una taglia un po' più larga perché ho pensato la metto coi maglioni e vi dirò, volevo un effetto oversize come in quello della foto ed è perfetto, preciso, ha le cerniere laterali con questo, è molto tecnica, molto sportiva, sembra quasi da neve. Infatti mi piace questo perché non avevo delle giacche serie, però anche appunto come è fatta rende pratico il suo utilizzo. Ci sta il telefono dentro, ci stanno le chiavi, il portafogli, ci sta tutto, ci sono anche delle tasche interne e anche lei per il prezzo che ha, vi giuro, io sono rimasta affascinata. Ha il cappuccio, anche questo si può togliere, io lo lascio perché adoro le cose con il cappuccio, però vi giuro lo stile, questo color bianco panna e questi dettagli neri sotto le braccia e dietro sulle spalle lo rende accattivante, lo rende veramente modaiolo, è tecnico ma modaiolo e mi piace tantissimo, veramente questo mi ha stupito, mi sono innamorata di questa giacca, da quando l'ho ricevuta la sto utilizzando sempre. Se volete regalarvi o regalare una giacca seria, sappiate che la potete trovare anche qua su Temu. Questi erano gli acquisti di Temu, vi ricordo che avete 100 euro di coupon se utilizzate il codice che trovate in sovraimpressione anche nel box informazioni, il link cliccabile, se scaricate l'applicazione di Temu appunto. 90 giorni di reso gratuiti e entro 7 giorni vi arriverà il
pacco appunto a casa. Pacco anche qui tracciabile, potete vedere grazie all'ordine effettuato dove, col codice che vi darà, dove si trova il vostro pacco, quando sarà partito. Io sono veramente soddisfatta di questi articoli e spero che anche voi, vi abbia fatto piacere vedere i miei acquisti, questo haul che non facevo da un po' con i vestiti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!